Signorina, avevo temuto di avervi perduta. Come si può perdere un orologio da taschino, signor Patrizio? O qualche altro oggetto di valore? So che nessun uomo potrà mai possedervi, ma nel proteggervi lungo la strada che vi siete prefissa e nel mostrarvi il mondo come non l'avete mai visto, io ripongo le mie speranze. Cominciamo facendo un passo per avvicinarci al cielo. Voi prendete quello. Pronta? Conto fino a tre. Uno, due, tre. Stregoneria! Veramente, vostra eminenza, credo che il fatto si debba all'aria calda che sale sovrastando la forza di gravità. Stregoneria. Ecco a voi. Guardate, è Casanova con la sua nuova fidanzata. Casanova, venite. Grazie, signor Patrizio. Comincio a pensare che il vostro cuore sia sincero. C'è più dell'amante che del mercante in voi. Perché non mi avete detto che eravate il mio promesso sposo? Non vi fidavate di me? Voi mi avete detto che siete Bernardo Guardi. Non fa niente, non lo dirò a nessuno. Avrei dovuto indovinarlo la prima volta che vi ho visto, in quella roccaforte di autocompiacimento maschile. Quando siete stata così coraggiosa, dito come poi lo siete stata in duello. Eravate Bernardo Guardi con una bellissima maschera. Sono innamorato di voi, Francesca. Voi eravate al dibattito? Sì, sì, c'ero. All'università? Francesca... Così come voi avevate una ragione valida per non dirmi chi eravate, ma anch'io ho una ragione valida. Che c'è? C'è una spiegazione. Siete Patrizio? Ditemi che siete Patrizio, il mio promesso sposo. Allora chi siete? Sono Casanova. Cosa? Sono Giacomo Casanova. Voi incarnate tutto ciò contro cui io scrivo. Questo prima di conoscermi. Ma io non vi conosco. Quale dei tanti dovrei conoscere? Forse vi preferivo sotto le vostre maschere.
Salvato almeno era un gentiluomo. Patrizio prometteva bene, ma Casanova, io lo disprezzo. Come osate dire di amarmi? Io serverò a me stessa quel genere di amore per cui un uomo sarebbe disposto a dare la vita. Mi siete fatta male? Sto bene. Casanova? No. Signor Casanova, sono venuto ad arrestarvi, poiché siete un fornicatore, un ciarlatano e soprattutto un vigliacco che si cela dietro il nome di un altro. Il signor Bernardo Guardi. E in quanto Bernardo Guardi vi arresto con l'accusa di eresia. Cosa? Non è lui. Oh sì, signorina, è lui. Non è lui. Francesca, no. Sono Bernardo Guardi. Preferisco un uomo che sia così uomo da dedicarsi solo alla donna che si dimostri degna di lui. Se quella donna fossi io, amerei soltanto lui. E per sempre. Le labbra mi esfiorò e quella leggiadria nel cuore mi appellò. Lasciate vita mia che io vi stringa a me. L'amore che ho per voi sapete ormai.